voglio vedere le vostre facce, ma non le vedo abbastanza incazzate. Quello che è stato detto qui stasera è qualcosa che dovrebbe farci arrivare a casa, e non dico che dobbiamo spaccare l'uscio, dobbiamo spaccare i muri, ma dobbiamo essere così incazzati che, ripeto, i nostri portavoce al Parlamento, alla comunità europea, ci hanno detto delle cose che sono pazzesche, ci dovrebbero toccare nel profondo, dovrebbero farci urlare dalla rabbia. Noi ci stiamo abituando a sentire tutte queste parole, tutte queste situazioni, soldi che sono sperperati. Allora, dobbiamo parlare di soldi, vogliamo parlare di disoccupazione, cosa bisogna fare per svegliare questa rabbia? Vero? Questo è importante, far capire che non siamo abituati a subire, dobbiamo reagire e dobbiamo farlo con l'unico mezzo che abbiamo a disposizione. Il Signore se n'è andato via prima incavolato, ha parlato dell'ENI. Io sono un visionario, già vedo l'ENI trasformata, una prima fase di bonifica, una riconversione verso un parco fotovoltaico ed eolico, con quello che verrà prodotto dalle aziende che hanno chiuso. Abbiamo visto che sono progetti che anche dopo 40 anni, 60 anni, sono progetti che hanno fallito. Dobbiamo lavorare su progetti per 60 anni, per 100 anni, per 120 anni, per 150 anni. Saremo bravi solo quando avremo pensato a questo. Ma dobbiamo farlo ora, non pensare che tanto c'è 120 anni di tempo. Dobbiamo cominciare a farlo da subito. E il percorso, se non lo cominci con un primo passo, non arriverai mai alla meta. Questo è importante. Quindi invito, ripeto, magari avrà preso il raffreddore, lo farà dopo che sarà guarito, di invitare tutti i nostri conoscenti, tutti i nostri parenti, gli amici, con questa rabbia di portarli a votare. Non diamo retta all'informazione che ci sta ancora lobotomizzando il cervello, che ci porta a dare magari più attenzione, per esempio, a un'idea, a una proposta di cambiare il nome a una città, e magari nasconde quello che è un problema essenziale dell'ANS. Nessuno è venuto a dire che in quanti anni ci sono state feste in Italia e abbiamo visto stand dell'AMS, stand dell'ASA, pagati da queste partecipate. 15.000 euro uno stand, ci faceva un appartamento, pagati. Questo è finanziamento illecito dei partiti e questo l'ho fatto vedere, hanno fatto bello e cattivo tempo. Ripeto un aneddoto e poi in chiusura, così andiamo alla cena di autofinanziamento, alla pizzata New Tiguana, con l'aneddoto che ho raccontato un paio di ore fa a Ceci. Quando abbiamo fatto la campagna elettorale a Livorno, uno dei nostri consiglieri, che poi attuale è diventato consigliere, Daniele Esposito, insieme al candidato allora sindaco, speriamo. Migliore auguri, a sperare che sia una donna incinta che deve farti vedere, la portino all'ospedale il più presto possibile e che tutto vada bene. Dicevo, col nostro candidato allora, che poi è diventato il nostro sindaco, andò in Borgo Cappuccini, dove c'è il parcheggio di Piazza Mazzini, e c'era in corso una sorta di fiera, non so nemmeno se era una festa dell'unità rionale, e cominciarono con questi volantini del Movimento 5 Stelle a distribuire la gente. Furono assaliti e furono mandati via. Prima di andare via, l'attuale consigliere del Movimento 5 Stelle, uno dei 20, perché siamo in 20, abbiamo uno dei consiglieri che in questo momento sta poco bene, e facciamo migliori auguri a Pino Vitiello, uno dei consiglieri ha detto: guardami bene in faccia, perché te verrai a chiedermi permesso il prossimo anno per fare la festa qui? Glielo daremo lo stesso, e faremo lo stesso in regione. Andremo noi a governare le regioni, ne sono sicuro, faremo la stessa identica trafila che abbiamo fatto a Livorno. Grazie a tutti. Allora,